Presentato oggi nel capoluogo lombardo Milano Archeologica per Expo 2015, un'iniziativa per scoprire le origini proprio di Milano. Vediamo servizio. Caterina Bonvalsassina, che è della Direzione dei Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Lombardia, oggi viene presentato questo progetto Milano Archeologica. Si tratta di una sorta di mappatura dei siti archeologici di Milano, anche in vista dell'esposizione universale. Un progetto presentato oggi a Milano. Andiamo a sentire l'intervista all'assessore regionale lombardo alle culture, identità e autonomie, Cristina Cappellini. Eccola. Siamo in una delle storiche basiliche di Milano, Sant'Eustorgio, un'occasione per ritornare alle radici, quello che si potrà fare anche attraverso l'Expo, e stiamo parlando di archeologia naturalmente. Sì, certo, questo è un progetto bellissimo a cui Regione Lombardia ha contribuito molto volentieri, è già un percorso iniziato anni fa e che prosegue oggi. Oggi è una tappa importante proprio perché si rappresenta un modello positivo di sinergie tra forze, diciamo tra comune, regione, la curia, la fondazione Cariplo, quindi pubblico e privato, che si uniscono per mettere a rete e per mettere, diciamo, a portare a compimento un progetto a cui tutti tenevamo molto e che anche in funzione di, in vista di Expo, sarà uno strumento, diciamo, un percorso utile per valorizzare quelle che sono le ricchezze, i gioielli del nostro territorio. Tesoro archeologico ancora nascosto che va riscoperto anche attraverso questa occasione, qual è secondo lei? Diciamo che bisogna, oltre che conservare e valorizzare, proprio rendere più fruibile al turista ma anche al cittadino, perché è giusto che il cittadino conosca di più la propria storia, il proprio patrimonio, quindi bisogna attuare un progetto, un percorso che renda più conosciuti questi gioielli, questo immenso patrimonio che Milano possiede.